Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e oggi recensirò per voi questo pay-per-view. WWE Unforgiven 2008, svolto il 7 settembre del 2008 alla Quick and Sloan Arena di Cleveland in Ohio. Evento ricordato per un'unica ragione, l'idea di Scramble Match, un contorto incontro titolato a 5. Si parte in due ogni 5 minuti entro un nuovo contendente e chiunque abbia messo a segno uno schieramento al termine di quei 20 minuti diventa campione. Apprezzo che abbiano sperimentato con qualcosa di nuovo piuttosto che propinarci i soliti gauntlet match, ma è davvero tanto, troppo incasinato e infatti dopo quella sera ne fecero soltanto un altro a The Bash 2009. Puoi farne tre in un solo evento, già così si esauriscono tutte le scarse potenzialità della stipulazione. Un tipo di incontro che in storyline venne studiato e deciso dal general manager di Raw, Mike Adamly. Wow! E so già cosa state pensando, ma come diamine ha fatto Mike Adamly a ricordarsi tutte quelle regole? Semplice, quando le ha annunciate ha letto da una cartellina. Piccolo off topic, c'è chi mi ha accusato di fare degli spoiler nelle mie recensioni di eventi passati e la mia risposta è molto semplice. Quali spoiler, teste a pera, che è un pay-per-view di 14 anni fa? Ma qui il più grande spoiler è dato dalla descrizione presente sul WWE Network che mette Chris Jericho come partecipante al main event, quindi a sto giro non prendetevela con me. Questo è WWE Unforgiven 2008. Si inizia col primo dei tre scramble, quello per il titolo ECW, tra Mark Henry, Matt Hardy, The Miz, Chavo Guerrero e Finlay. Era appena iniziato un drastico cambio di stile per il terzo roster della WWE, molto meno estremo. Gli Originals erano quasi tutti scomparsi e soprattutto non era più Extreme Championship Wrestling. ECW divenne una semplice sigla, senza il significato originale per rappresentare un territorio di sviluppo. Non a caso lottatori come Sheamus, Zack Ryder o Kofi Kingston vi militarono prima del main roster. E in più servì come lavatrice per atleti già visti a Raw e SmackDown per ridargli nuova linfa vitale. Non credo nemmeno sia un'opinione così tanto controversa la mia, ma molto meglio la versione CW di The Miz, John Morrison, CM Punk, Tommy Dreamer, Christian e Jack Swagger piuttosto che la versione bastardizzata del 2006. Sulle bislacche regole dello Scramble Match mi sono già espresso nell'introduzione e non lo rifarò. Il primo di questo strano esperimento è migliorato col passare del tempo, parte iniziale un po' fiacca. Carino invece l'arrivo di Mark Henry come entrante numero 4, subito autore di uno schienamento. Pur avendo meno tempo a disposizione, l'uomo più forte al mondo domina i rivali senza problemi, ma viene superato in astuzia da Matt Hardy, che ne approfitta atterrando un The Miz in difficoltà. Restando soltanto 3 minuti non ha dovuto fare altro che controllare il ring, impedendo altri schienamenti. Infatti gli ultimi secondi sono una confusione totale e voluta nel tentativo di ottenere un pinfall, ma allo scadere del tempo limite Matt è incoronato come nuovo ed ufficiale campione ECW. Si prende un'onesta sufficienza e parte finale è rappresentata molto bene con conquista di Matt che alla fine è un bel premio alla carriera con tanto di abbraccio col fratello nel backstage. You win the championship and let's have a Hardy's clean sweep and Unforgiven, baby. I believe in you, you know you do it. Peccato solo che tra i due Hardy Boys Jeff non sia stato un abile stratega, anzi secondo me nemmeno si ricordava le regole dello Scramble Match, ma ne parleremo tra poco. Per ora tocca ai titoli di coppia di Raw ad essere messi in palio tra i campioni, i Priceless e gli sfidanti, i Crime Time. Inizialmente Cody Rhodes fece squadra con Arco Rolli vincendo le cinture nel 15° anniversario di Raw, ma Ted DiBiase Jr. lanciò la sua sfida per Night of Champions al fianco di un partner misterioso. Arrivati al pay-per-view nessuno sapeva chi fosse, ma al suono del gong si rivelò essere lo stesso Cody. Il figlio dell'American Dream si era alleato al figlio del Million Dollar Man formando i Priceless. Lo so, è un tantinello contorto, ma nemmeno Cody è mai riuscito a spiegare bene cosa successe quella notte. I might be the first guy who's ever actually lost. I don't even know if I ever lost it, but... Si tratta di un match di coppia molto semplice, molto basilare, forse troppo ma comunque funzionale. JTG ricopre costantemente il ruolo di face in peril nella speranza di dare il cambio a Shed, il quale, essendo più corpulento del compagno, riesce a mettere in difficoltà i due figli di papà. Cody e Ted però hanno la meglio ribaltando un roll-up che altrimenti avrebbe fatto vincere i Crime Time. Un'astuzia che non va a danneggiare troppo JTG e Shed, nonostante la loro ennesima sconfitta. Anche se trovo assurdo che in 4 anni di militanza Raw e Crime Time non abbiano mai vinto i titoli di coppia, è uno di quei pensieri che non mi fanno dormire la notte. Loro che sono sempre stati overissimi col pubblico e nel 2008 si allearono addirittura a John Cena. Insieme i tre deturparono la limousine di JBL in quell'estate in faida col leader della C-Nation. Ma come tag team mai un successo importante, nel 2010 arrivò l'immotivata separazione, che li portò poi a sfidarsi in uno strap match ad Extreme Rules vinto a sorpresa da JTG. Ma perché?
È stato come lo split tra Enzo Amore e Big Cass prima ancora del debutto di Enzo Amore e Big Cass. Nel post-match i Crime Time non accettano la sconfitta e allora attaccano DiBiase e Rhodes. A salvarli si precipita un altro figlio d'arte, Samu, che altri non è che un Umaga ordinato su Wish. La cosa più bella è che il pubblico all'arena non sapeva nemmeno come reagire, nessuno sapeva chi fosse. Vi sfido a trovarlo entro 5 secondi all'interno dell'albero genealogico della famiglia Anoa'i. Voltando pagina è il momento dell'unsanctioned match tra Chris Jericho e Shawn Michaels. La faida più bella di quell'anno e personalmente una delle mie preferite in assoluto, tant'è che ci ho già dedicato un intero video. Proprio per questo motivo tralascerò come sia nata la loro rivalità e mi concentrerò soltanto sul mese di costruzione per questo pay-per-view, da SummerSlam ad Unforgiven. L'Heartbreak Kid si presentò sul ring del più grande party dell'estate per annunciare il ritiro. I dottori infatti gli sconsigliarono di lottare ancora dopo l'infortunio alla retina patito contro Y2J. Jericho lo interruppe perché voleva sentire la verità, voleva che Michaels per una volta fosse sincero, voleva che ammettesse il vero motivo del suo ritiro, il pestaggio subito a The Great American Bash. Partì un pugno, ma a prenderselo fu la moglie di Shawn, Rebecca, lì al suo fianco. Ma anche in questa situazione, il viscido Chris riuscì a far cadere la colpa sul suo avversario. I did not put Shawn Michaels' wife in harm's way. He did. Tirò in ballo l'ego di Michaels, troppo grande per limitarsi ad un veloce addio come ritiro, e soprattutto lo accusò di codardia per aver evitato un pugno che in fin dei conti sapeva di meritarsi. Se ora sua moglie è a terra con un labbro gonfio, è solo perché non ha saputo proteggerla. Do not allow your wife and your precious little children to watch this match. Questa specifica incarnazione di Jericho non è solo la migliore di tutta la sua intera carriera. Per me è facilmente uno dei più riusciti e perfidi cattivi che si siano mai visti in un ring di wrestling. Y2J fu bravissimo nel reinventarsi totalmente rinnegando la parte più istrionica di se stesso, diventando così questo freddo e arido uomo razionale al punto da giustificare ogni sua malefatta. Per lui era tutto dipeso dalle bugie di Shawn e dall'inspiegabile tifo del pubblico nei confronti di un bugiardo. E pensandoci a quello che dovrebbe fare ogni buon cattivo, continuare a pensare nella sua testa di essere sempre nella ragione, anche quando è schifosamente nel torto. Da quel pugno Shawn sembrò perdere ogni emozione, in viso era nero, accecato dal desiderio di vendetta. Arrivò a pregare in ginocchio il suo nemico affinché accettasse di sfidarlo ancora senza limiti o regole. L'unica speranza per lui era che Dio potesse un giorno perdonarlo per quello che avrebbe fatto ad Unforgiven. Is that someday God can forgive me? Un match emotivamente scottante, sentito dai fan che pendono dalle labbra dei due contendenti. Pur non proponendo una sfida epocale, il pubblico è vocalmente coinvolto per tutta quella mezz'ora. Non voglio nemmeno che pensiate che non sia un grande incontro, c'è fisicità e tanta, tanta cattiveria. In più è bello vedere Jericho punito vedendosi tornare addosso tutto il male lanciato contro Michaels. C'è un'interferenza di Lance Cade, atleta della scuola di HBK, ma ora completamente plagiato da Y2J. Tuttavia Michaels si libera di entrambi e li colpisce con una gomitata sul tavolo, la manovra del match. Nel finale il dramma raggiunge il suo culmine perché Shawn blocca Chris colpendolo con dei pugni. Vuole fargli provare come si sono sentiti lui e sua moglie e l'arbitro decide di chiamare il KO. Non ci si aspettava questo tipo di verdetto, infatti inizialmente i fan fischiano credendo che si tratti di una squalifica, ma per il racconto personale di Michaels ha senso questo finale. Non riesce nemmeno a festeggiare perché arrivato a quel punto nemmeno una vittoria poteva soddisfarlo. Ha ottenuto la sua vendetta, ma in maniera più concreta cos'altro ha ottenuto se non sporcarsi le mani di sangue? Si è vendicato, ma ora non gli resta nulla se non la consapevolezza di essersi spinto troppo oltre. Am I satisfied? Do I feel a sense of closure? Emotivamente bello, bello bello, più bello per le emozioni rispetto che per le azioni in ring. Forse non è il gran bel match con cui concludere una così bella rivalità. Forse ne servirebbe ancora uno. Tocca al secondo scramble, quello per il titolo WWE tra Triple H, MVP, Shelton Benjamin, D'Brian Kendrick e Jeff Hardy. È tecnicamente il più valido tra i tre della serata, ma è quello a presentare più cortocircuiti logici. È chiaro che il carismatico Enigma non ricordasse le regole, schienando anche quando era già il campione provvisorio. Ovviamente sono lui e The Game a contendersi la vittoria, continuando a superarsi a vicenda. Il finale, per quanto utile, è parecchio stupido perché non so dare una spiegazione al comportamento di Jeff. Perché tentare un altro schienamento quando invece sarebbe bastato interrompere quello di Triple H? Per quanto utile per far progredire la faida e arrivare alla conquista di Jeff, è davvero troppo stupido.
Ma a parte questo è un buon incontro, i 20 minuti di limite volano via che è un piacere, ho soltanto un ultimo appunto. Bisogna far sì che i pochi istanti di Brian Kendrick come campione provvisorio diventino canonici. Di Brian Kendrick deve entrare di diritto nell'albo d'oro del titolo WWE. Se ce l'ha fatta Jinder Mahal, non vedo perché non possa farcela anche Brian Kendrick con un piccolo regno di qualche minuto. Nel backstage troviamo Randy Orton parlare coi Priceless dicendo che per lasciare il segno serve altro. Poco più avanti il Legend Killer interrompe l'intervista di CM Punk con un agguato vecchia scuola. Aiutato da Rhodes, DiBiase e Manu, Orton mette fuori gioco il campione mondiale col calcio leggendario e il general manager Mike Adamley è costretto ad annunciare che lo Straight Edge verrà sostituito nel main event. I will have no alternative but to find a suitable replacement. Una figura d'autorità che priva CM Punk della cintura per una rissa avvenuta nel backstage. Dove ho già visto questa scena? In ogni caso, prima dell'ultimo scramble, Michelle McCool difende il suo titolo delle Divas contro la sfidante Maryse. Perché coi ritiri di Lita e Trish Stratus, la WWE ha pensato: abbiamo una divisione femminile che fa pietà, cosa possiamo fare per risollevarla? Semplice, ne facciamo due! In quell'estate nacque il rosa e farfalloso titolo delle Divas assegnato al termine di un torneo. Peccato che la general manager Vicky Guerrero, indaffarata per i preparativi del suo matrimonio con Edge, si dimenticò di annunciare l'incontro per Night of Champions, che venne quindi spostato a The Great American Bash. Non è una battuta. In storyline la GM si era dimenticata di inserire la finale nel primo pay-per-view disponibile e quindi rimandandola di un mese. Oltre che alla vincitrice della cintura, alla futura signora Undertaker, questa divisione lanciò una nuova star, Maryse, che fino a pochi mesi prima appariva a SmackDown solo per impedire agli spettatori di cambiare canale. Join me right here for more Friday Night SmackDown. Wow, si prospetta un match a 5 stelle! C'è da dire che Michelle McCool col passare degli anni sarebbe poi migliorata, e non di poco, ma cosa non era nel 2008 e non ha aiutato metterla contro una che invece non sarebbe mai migliorata. Maryse che controlla tutto il match attaccando le gambe della rivale, ma senza chiuderla in una sottomissione. Poi arrivata la conclusione, Michelle mantiene la cintura grazie ad un suplex con caduta frontale. Non è nemmeno la sua finisher, povero Jeff Hardy che con quella mossa non ci ha mai vinto un accidente. Insufficiente, pur avendo visto di molto peggio, rappresenta un'epoca nerissima per il wrestling femminile. Anche se, a giudicare dai commenti sotto al match su YouTube, a quanto pare sono io a non capirci niente. Prima del main event ci si chiede se Vicky Guerrero debba lasciar partecipare Big Show allo Scramble. Il gigante si candida per sostituire CM Punk, ma la sua general manager gli ricorda che non è di Raw. Nel frattempo Undertaker fa portare sul ring una bara perché deve ancora vendicarsi di lei. And I also promised you that that coffin would be your final resting place. Big Show resta nel ring a godersi la scena e anzi sembra aiutare il vecchino tenendo ferma Vicky, ma all'improvviso scocca un pugno all'indirizzo di Taker turnando per la 72esima volta heel. Il tradimento era fiutabile almeno da un chilometro di distanza e nemmeno il pubblico reagisce con stupore. E così, da lì fino a Survivor Series, iniziò la faida che li portò ad un casket match. È un segmento interminabile, se doveste mai recuperare il pay-per-view fatevi un favore e saltate questo quarto d'ora perché sembra non finire mai. E siamo arrivati al main event, l'ultimo scramble tra Batista, JBL, Kane, Rey Mysterio e in teoria CM Punk. Ma con la rimozione di quest'ultimo c'è l'ovvia conseguenza dell'incoronazione di un nuovo campione mondiale dei pesi massimi. È senza dubbio il peggiore tra i tre scramble della serata, quello più noioso e lento da guardare. Pessima la scelta di partire coi tre giganti che appesantiscono il tutto in attesa della sorpresa finale. Tutta l'attenzione era infatti concentrata nello scoprire chi avrebbe partecipato per sostituire il campione. E colpo di genio è Chris Jericho con ancora addosso gli evidenti segni del match contro Michaels. Y2J non fa nulla a parte beccarsi una spear, ma entro lo scadere del tempo limite ruba uno schienamento. Lo fa ai danni di Batista, convinto di essere lui a vincere, ma allo scoccare dello zero il campione è Jericho. Tecnicamente il finale non è attuato benissimo, vanno molto di corsa per paura che scada il tempo e quindi finiscono col mangiarsi diversi secondi, ma è una genialata che finisce col salvare l'intero main event dandogli la sufficienza. Per quanto soddisfacente il suo incasso su Edge, il regno di CM Punk in quell'estate si dimostrò un fallimento. Si parla tanto male, e giustamente, per carità, del regno di Rey Mysterio, ma questo non è poi molto diverso. Anche l'atleta di Chicago non vinse un match manco a pagarlo e soprattutto non veniva recepito come campione. Sembrava uno che si era ritrovato per puro caso una cintura alla vita e veniva oscurato da troppi nel roster. Due su tutti Chris Jericho e Shawn Michaels. Infatti aggiungere a quella faida il titolo fu la mossa giusta. So in essence, what did Shawn Michaels really accomplish? Nothing.
Una notte iniziata in modo terribile per Y2J, ma che si trasformò in una delle migliori della sua vita. Mentre il rivale stava ancora a rimuginare su quanto accaduto, lui vinceva il titolo mondiale. Uno scatto finale impetuoso all'interno della faida sino al fantastico ladder match di No Mercy, riconosciuto per essere l'ultimo tassello del loro mosaico e più che degna conclusione. Questo era WWE Unforgiven 2008, ok, gli scramble sono folli ed incasinati, ma lo show merita. A parte il match femminile e parzialmente il main event, non c'è nulla che scenda sotto la sufficienza. Lo scramble di SmackDown fila via che è un piacere e l'Unsanctioned una sprissima battaglia. Ma ad elevare questo evento è la sorpresa finale, con Jericho che approfitta dell'assenza di Punk. In questo modo Raw poté sfruttare la faida più calda dell'anno inserendoci il titolo mondiale. Voi invece cosa ne pensate di WWE Unforgiven 2008? Vi è piaciuto oppure no? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione. That championship scramble match was one of the most difficult matches that I have ever been in my entire life. Manny, that championship!